Amici, bentrovati, benvenuti. Nuovo video. E allora, questa parte sarà poi il collegamento anzi, alla fine di questo video attaccherò un altro piccolo video che ho appena tradotto dall'inglese, un video che parla in realtà della Cina e di come stanno utilizzando l'intelligenza artificiale in Cina. Sono proprio un po' agitato in realtà, perché se avete seguito gli ultimi video, avevo parlato del fatto, del rapporto che c'è tra, ho scritto meditazione, ufologia, in realtà, tra il lavoro interiore e il mondo all'esterno di noi, quindi anche fuori dal pianeta nostro e quello che succede altrove. Diciamolo così, per dirlo in maniera ampia. Per riuscire a comprendere il nostro pianeta, per riuscire a comprendere addirittura cosa accade al di fuori del nostro pianeta realmente, cosa accade realmente sul nostro pianeta, per riuscire a capire la realtà che ci circonda, dobbiamo prima di tutto capire noi stessi, capire chi siamo e scoprire che magari oltre ai cinque sensi ne abbiamo altri che possiamo utilizzare, che filtrano in maniera molto diversa la realtà e quindi possono darci diverse informazioni da quelle dei cinque sensi, utili a sopravvivere. Ma in realtà, quindi poi ne faremo un video in diretta di questo argomento dove entreremo ben bene in dettaglio sull'identificazione, perché appunto l'unica cosa che in realtà vale la pena di fare fin quando siamo su questa esistenza, su questo piano terreno, è proprio quella di fare il lavoro dentro di noi. Ormai, per fortuna, rispetto a 50 anni fa, si parla molto di più di meditazione, di yoga, di varie pratiche interiore, di mindfulness, di zen, di tante cose, che però devono passare secondo me, però insomma sarebbe utile che passassero per tutti noi, per primo, per me, scusatemi, ho ricevuto una telefonata. Che passassero da un qualche cosa di cui parliamo a qualche cosa che pratichiamo e mettiamo in pratica nella nostra vita. Per quale motivo? Perché c'è un'urgenza sempre maggiore di conoscere noi stessi e conoscere le potenzialità di quello che siamo davvero. E l'urgenza deriva proprio, mi viene questa urgenza anche a me di fare questo video, proprio dal fatto che video come quelli che adesso faccio, indico così la mia televisione, ma che ho appena tradotto, fanno capire a che punto siamo arrivati, quindi non tutti possiamo fare, io per primo, così al volo una capatina in Cina e vedere com'è la situazione, ma video come questo, che io vi ho tradotto in realtà proprio malamente, perché devo dire la verità, l'ho ascoltato una sola volta prima di buttarmi così ed interpretarlo al volo, non lo rifaccio neanche in maniera migliore, quindi perdonatemi, il senso si capisce assolutamente, quindi per quanto mi riguarda va bene così, non sarà una traduzione perfetta e alla lettera, ma ci fa capire assolutamente il senso di quello che voglio dire. Guardate che il pericolo del transumanesimo è proprio questo, e se adesso vi state chiedendo cosa c'entra il transumanesimo, non avete seguito alcuni dei miei video, nel senso che invece l'urgenza di conoscere, dicevo, ciò che siamo davvero noi dentro e chi siamo davvero, quindi ad esclusione del corpo e della mente, che sono no nostre cose, ma non siamo noi, questo l'abbiamo già detto, ci torneremo, perché ve lo rifaccio questo esempio: se io dico che sono, qui c'è un portacenere, se io dico che questo portacenere è il mio, dico giusto e ancora mi seguite, se io dico che quel portacenere sono io, non mi seguite più. Alla stessa maniera vale per il corpo: il nostro corpo era così quando siamo nati, è cresciuto prendendo cose da questo pianeta, quindi questo corpo è nostro, ma non siamo noi questo corpo, neanche il cervello, neanche i nostri pensieri che viaggiano tutto il giorno da solo, quel chiacchiericcio mentale non siamo noi. C'è prova provata di questo, ci entreremo poi, ma appunto è utile tutto questo, è necessario in realtà tutto questo in questo momento, proprio perché siamo vicinissimi anche in Italia, anche nelle nostre scuole, nel nostro mondo, nella nostra vita, a vedere succedere quello che succede nel video che ora vi attacco a questo e che vedrete quindi tra qualche minuto, appena termino. Quindi la preoccupazione è proprio questa. Ora nel video vedrete questi bambini che cosa
sono sottoposti a fare nelle loro scuole. Ovviamente sono scuole prototipo, sono scuole all'avanguardia, sono dei modelli per il futuro, però è proprio così come si dice nel video che la Cina si vuole proporre e è un grande popolo, quando queste cose prendono piede poi nel mondo, perché purtroppo, banalmente, se lì, per esempio, questi bambini risulteranno poi aiutati da una tecnologia che li rende più svelti, più intelligenti, più capaci di apprendere velocemente, le altre popolazioni del mondo dovranno per forza seguire la stessa strada, perché altrimenti si rimane indietro dal punto di vista del lavoro, della conoscenza tecnologica, di tutto, no? Per cui diventa una gara a diventare sempre più cyborg e ci siamo già dentro, non lo viviamo ancora noi sulla nostra pelle in Italia, ma guardate questo video che segue e capirete, cioè provate a immaginare se volete vivere una situazione, volete i vostri figli in una situazione, oltre a quella che, sanitaria, vaccinale, che sappiamo, nella quale adesso non entro. Vediamo se siete d'accordo con me o no nel pensare che questo tipo di tecnologia e questo tipo di futuro per i nostri bambini è assolutamente nocivo. Guardate che abbiamo bisogno di capire chi siamo noi, siamo la prima generazione, anzi io no, in realtà io vado ancora a fare campeggio, pianto ancora una tenda per terra e dormo sotto non 5 stelle di hotel, ma 1000 stelle del cielo, ancora ogni tanto, ma i bambini di queste ultime generazioni sono completamente distaccati dalla natura, giocano nei prati e anzi non vogliono giocare nei prati perché la terra è sporca. Quindi questo è il distacco che abbiamo dato a queste creature delle ultime generazioni con la madre terra. Ed è invece quello che vedete nel video, la condizione nella quale stiamo crescendo. Per cui rifletteteci e io spero che video come il mio, come questo tipo di messaggi, servano a qualcuno a far davvero cambiare anche piccole, che poi sembrano piccole, ma sono fondamentali scelte nella nostra vita, cioè. Perché dicevo non devono, così come la meditazione, certe cose devono diventare pratiche, non chiacchiere, dovrebbero, perché ci farebbero scoprire le potenzialità di noi stessi. Io una volta ho detto questa frase, ma non era neanche la mia, ma in realtà disse qualcuno, ci hanno regalato il telefonino per non farci mai sviluppare la telepatia. Ossia, abbiamo delle capacità nostre, interne, che non conosciamo perché non abbiamo mai dedicato del tempo a cercare di capire chi siamo e le capacità che abbiamo, ma ci stiamo affidando a tecnologie dalle quali poi dipenderemo, tecnologie che saranno controllate non da noi ma da altri, quindi dipenderemo da altri per evolvere. Non è questa l'evoluzione che è stata data all'essere umano, all'essere umano è stato dato l'intelletto, la capacità di vedere se stesso e vedere gli altri, al contrario di tutti gli altri animali su questo pianeta, proprio per utilizzarlo. Altrimenti finiamo per fare la vita di un animale, perché se noi, se la nostra vita si risolve nel nascere, crescere, cercare del cibo, cercare un riparo, riprodursi e poi morire, ecco, questo tutti gli animali sul pianeta lo fanno con molto meno sacrificio, con molto meno strazio morale, con molta meno sofferenza emotiva, con molto meno, no, lavoro materiale, ottengono tutto questo nella loro vita, gli animali, molto meno di noi, e in realtà sono anche molto meno costosi per il pianeta. Quanto costa la vita di una lepre o di un cerbiatto o di un cinghiale che vive da solo nella foresta? Nulla, quelle poche bacche che mangia o quelle cose di cui si nutre, ma la vita di un essere umano, il pomodoro che io ho scartato dalla confezione di plastica per arrivare a me è stato incartato da una fabbrica che ha costruito quegli imballaggi di plastica, è stato trasportato, hanno costruito quei camion per trasportare quelle merci. Quanto è costosa la vita di un essere umano? Per cui mettiamo a frutto ciò che ci hanno dato, invece di metterlo a frutto noi non l'abbiamo neanche iniziato a scoprire e vogliamo già sostituirlo con qualche cosa che in realtà è un pallido riverbero di quello che noi potremmo essere. Tutta questa tecnologia è nulla rispetto a ciò che noi potremmo fare se cresciuti senza un indottrinamento, che è quello di cui andremo a parlare nel prossimo video, e senza una identificazione che ci rende noi stessi, ma che in realtà non è ciò che siamo.
non voglio entrare adesso in questi discorsi, vi lascio con questo video sperando che vi faccia capire il senso di quello che volevo comunicarvi e a presto su questi schermi. Gli insegnanti di questa scuola primaria cinese sanno esattamente quando alcuni dei loro bambini stanno prestando attenzione. Queste bande tecnologiche che portano sopra la testa aumentano i loro livelli di concentrazione. L'informazione è mandata direttamente al computer della maestra e anche degli genitori. La Cina ha dei grandi piani per diventare leader nel settore dell'intelligenza artificiale. Ha già abilitato un'economia senza soldi dove la gente può interfacciarsi direttamente con la loro faccia e anche la ricognizione facciale aiuta la polizia a monitorare i cittadini. Nel mentre nelle scuole si offrono alcuni esempi di educazione high-tech che può offrire il paese. In alcune classi i robot analizzano gli studenti e ci si confrontano a vari livelli. I studenti possono essere tracciati, sono dotati di sensori e ci sono anche livelli di sorveglianza che controllano quanto spesso gli studenti usano il loro telefonino durante le lezioni. Gadget come questi sono già utilizzati. E la scuola ha dichiarato che non è stato per loro difficile introdurre questo tipo di esperimenti nell'educazione artificiale. Questo programma supponibilmente dovrebbe far aumentare la capacità di attenzione e quindi anche il rendimento di questi bambini. L'insegnante diceva che è per loro un privilegio potersi offrire in questo progetto. Ma questo prevede anche appunto le start-up di grandi società elettroniche e altre cose. Questo succede ogni mattina a Shanghai in una scuola, la prima scuola high-tech, e questo viene usato nelle classi. Per questa classe di primo grado il loro giorno comincia indossando questi sensori per il loro cervello e poi praticando un po' di meditazione. Questa device è fatta in Cina e ha tre sensori, due alle orecchie e uno nella parte centrale davanti. Questi sensori mandano i segnali neuronali del nostro cervello direttamente in tempo reale al computer della professoressa. Quindi, mentre gli studenti stanno risolvendo un problema di matematica, una professoressa può controllare velocemente chi è attento e chi no. Questi report generati da queste cose sono mandati quindi direttamente per controllare il livello di attenzione ogni 10 minuti, sia mandati ai parenti sia mandati agli insegnanti, ai genitori. E possono quindi essere confrontati anche tra studenti, vedere il livello di uno o dell'altro. Ma cosa misuri esattamente non è molto chiaro. Si dice che possa misurare la concentrazione, ma non sono ancora così sicuri del risultato. I bambini stessi dicono lavora quando sta pensando. Questa è una tecnologia molto nuova. Zanto è un scienziato neuronale e è stato sorpreso da come questa chiamata elettroencefalografia è stata usata quindi nelle classi degli studenti. Lui spesso la vede usata in ospedali, nei laboratori. E ovviamente ecco, questo quindi può misurare un po' di frigidità o un po' di distacco, ma non è veramente, siccome il segnale non è così ben percepito, non è un buon indicatore. Ma gli insegnanti dicono che comunque queste bande hanno forzato gli studenti a studiare. E dice che rispondono anche con voce più alta e ora prestano molta più attenzione durante le classi. E quindi li ha portati a studiare meglio e a raggiungere risultati più alti. Diceva il bambino, ho avuto tutti i migliori voti su tutti i compiti assegnati, ma non sono tutti entusiasti questi studenti. Dicono, quando l'ho indossata la prima volta sentivo pressione qui, sentivo come se stesse controllando i miei pensieri. E vengono addirittura a volte puniti i bambini che dimostrano di tenere meno l'attenzione degli altri. E
Dice il bambino: immaginatevi se in un esame vi aspettate di prendere 95 e poi prendete 85, come vi sentireste? Le società sono intervenute per cercare molti piani per essere finanziati dal governo. E anche sul problema del rilevamento dei dati, ma non sembrano preoccuparsi molto per ora di questo. Molti però si stanno lamentando di questa grande spinta dell'intelligenza artificiale attraverso il paese. Queste classi potrebbero sì alimentare la capacità di questi bambini, ma i risultati di quello che poi succederà ai bambini che sono stati sottoposti a questo tipo di analisi lo si vedrà soltanto quando saranno adulti. Così terminava il video che, perdonatemi, ho tradotto proprio così, interpretandolo velocemente, quindi traduzione un po' alla buona per questa volta, passatemelo, ma va collegato ad un certo tipo di discorso che ora vado a fare.